Tardi Sveo, Ho fatto tardi sarà perché c'è tanto da fa... parlare, ragazzi, oggi, tanto, 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 sì, tanto. Sì, che si sta al parrucchiere, fa trucco e parrucco, su. Sì, io vado dal parrucchiere Old Metal Never Dies, un danese che ha aperto un locale qua dietro, e poi soprattutto non vuole soldi, che è la cosa più importante. Se questi sono i risultati... Vabbè. Dai. Ragazzi, partiamo oggi... con una bella notizia, è uscita una ristampa di Traveler's Soul, dei grandissimi Blues Traveler, su doppio vinile e CD per Round Hill Records. È clamoroso, genere, per farvi un paragone fra i Fleetwood Mac e Crosby, Stills, Nash & Young, strepitoso, un live a Nashville. Gruppo New Wave molto interessante, Girl and Girl. Sta per uscire il loro primo EP, il video che ho visto si chiama Dance Now. Altra novità, oggi tutte novità belle, ragazze. L'altra settimana è stata una catastrofe. È uscito il primo video, almeno credo che sia il primo, di Mick Mars, l'ex chitarrista che poi alla fine tornerà con loro sicuro, dei Motley Crue. Il video si chiama Loyal to the Lie, è heavy metal con chitarra quasi industrial, nettamente diverso rispetto al glam del Motley Crue, però non male. Da evitare come la peste bubbonica il nuovo CD di Marius Duda, elettronica su K-Scope, letteralmente inutile. Come da evitare il nuovo album dei Gong, che si chiama Unending Ascending, lasciate sta, lasciate proprio sta. Loro sono svedesi, si chiamano Thunder Mother, è uscito il loro nuovo video, I Left My License in the Future. Ragazzi, queste vanno prese tutte, hanno fatto 3-4 CD, 3-4 vinili, vanno presi tutti e in negozio le avremo, sono straordinarie, fanno una sorta di hard rock misto a John Jett e Black Hearts, veramente, veramente brave, svedesi, Thunder Mother. Ho sentito anche qualcosa del nuovo, del New Model Army che avremo a gennaio. Non male, tosto, non male. Pure qui New Wave pura. Sta tornando la New Wave, cara. Questo mi fa morire. Uscirà fra pochi giorni, chiaramente il negozio lo avremo, Dark Christmas di Tarja Turunen, un album di gothic ambient pauroso, con la sua voce ineguagliabile, veramente splendido, un grandissimo, grandissimo album di Tarja al secolo Turunen, tanto la conoscete, la vocalist Nightwish, tanto per capirci. Un altro gruppo molto interessante, ammazza la roba, ragazzi, questi ve li straconsiglio, perché stanno ristampando l'album Ecstatic Harrow dei Virginia Wing, album di alternative rock strepitoso, l'originale uscì nel 2018. Io cambio pagina, io sto mangiando. Ci rivolgo il foglietto. L'agendina oggi? L'agendina, niente, l'ho data a quello per i capelli, non c'avevo i soldi, ho c'è l'agendina. Vabbè. Però il mio numero non c'è, per cui non pensa male. Altra novità, molto interessante, il nuovo album di Fucked Up, band di punk hardcore canadese. Ho sentito un paio di video, fra cui uno spot difference veramente interessante, garage notevoli, veramente notevoli. Il metal non è morto, bisogna soltanto pescare, 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 e io pescassi. Un album che è passato sotto voce, è uscito ad agosto, lo avremo fra poco, l'album solista del cantante dei Kayak olandesi Edward Rieker, si chiama The Liberty Project, album di hard rock fantastico con alle chitarre Arjen Lucassen, ragazzi, sapete chi è? No, cantante, chitarrista dei Vengeance, chitarrista dei Bodine e di tanti altri gruppi anche di prog, però devo chiudere una tiratina alle orecchie. Mi dispiace. Ti arriva l'orecchio a Doro Pesce o Balford.
perché ho visto il video di Total Eclipse of the Earth, l'originale era della grande Bonnie Tyler. Cioè mi sento male a pensare a quello che ho visto, ragazzi. A parte che loro due messi insieme non valgono un quinto di Bonnie Tyler nella versione originale, ma poi cioè Rob, tu sei stato l'emblema dell'heavy metal. In quel video sembri Babbo Natale che porta i panettoni, un ragazzino che si avvicina all'heavy metal e che gli chiedono di ascoltare Judas Priest e va a cercare Rob Halford, si vede davanti Babbo Natale coi panettoni. Mi dispiace. Capisco che il brano era compreso all'interno del nuovo album di Europesh. Capisco che dormono tua amica. Ma non lo fate il video. Non lo fate. Anche perché, ripeto, in confronto all'originale di Bonnie Tyler, canto meglio io. Il metal non è morto, però... Rob, Doro, avete fatto un gravissimo errore, perché il rock, l'hard rock e la metal non hanno bisogno di questi esempi. Un ragazzino che si vede due vecchi che cantano non si compra i dischi, li rifiuta. L'unica cosa negativa, scusate, ma mi stanno sudando i capelli, oh. Vabbè, mo vado dal parrucchiere lì, quello danese, mi faccio vedere l'agendina. A te piace il parrucchiere danese? Scusa, noi siamo internazionali, mica che non ha perso nessuno. Ok ragazzi, Sveva ha colpito ancora. Mi auguro che nessuno se la sia presa male per l'ultimo sfogo, però ci voleva e non torno indietro sui miei passi. Ci vediamo il prossimo sabato, ciao.